Popolo di Evolution, buonasera a tutti! Come state? Allora, 5 minuti circa e cominciamo. Vediamo via via quanti in quanto ci si connette. Come state? Ok, allora mi sposto un po' e vi faccio vedere quello di cui avrete bisogno stasera. Una sedia, ok? E qualcosa che fermi la sedia. Allora, non è necessariamente una confezione di bottiglie d'acqua, però per me era quello che di più pratico e anche quello più pesante adesso che ho in casa. Quindi se sono bottiglie d'acqua da 2 litri l'una, sono 6, quindi 12 litri, fermano la sedia. L'importante è che la sedia sia stabile, perché la useremo solo due volte nel workout di stasera, ok? Nella prima parte, in cui, ovvero nel suo primo utilizzo, servirà per fare i dip, per i tricipiti, le spinte, cosa che eventualmente potreste fare anche qualora aveste degli scalini in casa, chiaramente non tutti li hanno, ok? Su degli scalini, che quanto più stabile possa essere. Fermo restando che l'altezza sia giusta, magari né troppo bassa né troppo alta. Secondo utilizzo della sedia invece sarà per fare dei crunch inversi e leg drop, ovvero degli esercizi in cui mi tengo alle gambe della sedia, schiena a terra, mando le gambe su e il torace, ovvero il bacino, crunch inverso, ti abbasso il bacino, abbasso le gambe. Quindi ci vuole qualcosa che sia fermo, stabile, ok? Una sedia va bene, ma deve essere molto ben stabilizzata, quindi con un carico sopra che l'addocchi. E anche lì, diversamente, qualora qualcuno di voi in casa avesse un altro oggetto o una situazione, un contesto che gli permetta di potersi aggrappare a qualcosa di estremamente stabile, ok? Bene? Per il resto sono esercizi a corpo libero, ok? E altra anticipazione che si farà tra poco, faremo un bel lavoro sugli affondi, bello intenso, basato sul volume, quindi sulla durata, ok? E vi chiederò di organizzare lo spazio a vostra disposizione in modo migliore, in modo tale da riuscire a camminare con gli affondi. Quindi se aveste uno spazio molto ristretto, avanti, indietro, in continuazione. Sono tutti blocchi di lavoro che dureranno un minuto, belli intensi. Quando ci arriviamo vi spiego esattamente il tutto come funziona. Ok? Spero che state bene, spero che abbiate trascorso una buona giornata. Adesso si spinge e poi dopo l'allenamento doccino e cena, ok? Noi poi ci rivedremo, se vi fa piacere, se vi va, domattina alle 11, sempre qui per la lezione di Aero Pilates, quindi tutto l'altro genere, cominceremo più punti weekend in maniera un pochino più tenue, ok? Direi 2-3 minuti e cominciamo, e cominceremo con un po' di warm up, ok? Articolare e muscolare, bisogna arrivare ben preparati a tutti i circuiti che faremo, in modo tale da spendersi nel modo giusto, ok? Quindi quello che vi serve è un tappetino per le fasi a terra, per poter stare adagiati a terra, una sedia e qualcosa che fermi la sedia. Io ripeto, uso delle bottiglie d'acqua, ma non è vincolante come oggetto, eh? Qualsiasi cosa che reputiate sia idonea a fermare bene la sedia, a stabilizzarla bene, va bene, ok? Quindi la sedia servirà per i dip, per i tricipiti e per arreggersi con le mani, schiena a terra, quando faremo gli addominali, crunch inverso e abbassamento delle gambe, reverse crunch e leg drop, ok? Messi col capo? Bene. Ragazzi, un minuto e cominceremo, ok? Allora, cominceremo con un warm up articolare a terra. Sono 5 minuti di riscaldamento, ok? Ci servono e poi via via si parte. Allora, suddivideremo il riscaldamento in fasi da un minuto, 4 fasi da un minuto, più
una fase di un minuto divisa in due da 30, ok? Che dobbiamo segmentare il corpo nelle due metà, destra-sinistra, ok? Bene, ci siete, vero? Allora, ultimo recap per chi si fosse collegato adesso. Una sedia, fermare bene la sedia finché non si muova, per il resto quanto più spazio possibile, compatibilmente con lo spazio che abbiamo in casa, e un tappetino. Ci siete, ragazzi? Io direi che possiamo cominciare. Allora, prima parte, riscaldamento, fasi da un minuto, 4, più una fase da un minuto divisa in 2 da 30, ok? Primo minuto, schiena a terra, ponte, ok? Allora, siete pronti per partire? Braccia a terra, testa a terra, su e giù col bacino, un minuto, via, su e giù, spingo e giù, fuori aria, prendo aria, su, spinge bene quei palloni, apri bene le anche, attiva bene i glutei, i braccia sono a terra, ok? Fuori aria, prendo aria, salgo e scendo, ok? Spingo bene le piedi, stendo bene le anche, attivo i glutei e scendo, ok? Su e giù, senza andare troppo veloce, però cercando il massimo range, la massima ampiezza di allungamento dell'anca, ok? 30 secondi ancora, dai, salgo e scendo, su e giù, 20 secondi ancora, salgo e scendo, su, su, 10 secondi ancora, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, bene, allora, adesso abbiamo la prima parte dello spine rotation, di spine rotation, quindi 30 secondi e poi 30 secondi dall'altra parte. Guarda me, cosa farai? Ginocchio destro a terra, ok? 30 secondi, guarda me, giù, se riesco tutto col gomito, e apro, ok? Dai, giù, e apro, giù, apro. Scendo giù e apro, l'anca ben distesa, ok? Ben distesa l'anca e apro, 30 secondi e ancora 10, ancora una ripetizione, ok, perfetto, cambiamo, gamba sinistra a terra, ok, destra avanti, altri 30 secondi, pronti, via, giù, apro, fluido il movimento, ok, scendo giù, apro, 10 secondi ancora, una ripetizione ancora, ok, perfetto, buono. Allora, la prossima cosa che mi farai è un minuto di walkout. Quindi sono in piedi, cammino, vengo sul plank e ritorno. Un minuto. Il walkout dopo farà parte di un workout che faremo tra pochi minuti. Oggi lavoriamo su due EMOM, ok? Molti di voi sanno benissimo che cos'è un EMOM, ok? Essendo anche magari pratici, o avendo sentito il crossfit. Un minuto workout, pronti? Scendo, cammino, plank, in piedi, ok? Avanti, dai, un minuto, scendo, cammino e ritorno, buono, fluido, vai avanti, ok? Stendi bene le braccia, ritorno in piedi, ok? Vai, avanti ancora, scendo, trenta secondi ancora, scendi, plank e torno in piedi, hai ancora 20 secondi, ok? Fluido e continuo il movimento,
senza andare però troppo veloce, ci stiamo attivando, ok? Progressivamente, hai ancora 10 secondi, ok? L'ultimo? Ok, perfetto. Allora, ci mancano ancora 2 minuti, quindi due cose diverse per finire il riscaldamento e poi si parte. Allora, penultimo minuto, quadrupedia, mani sotto spalle, ginocchia sotto anche, cat cow, ovvero inspiro in arco, guardo davanti, espiro arrotondo, guardo l'ombelico. Un minuto, via, inspiro, espiro. Fluido, inspiro, espiro. Morbido il movimento, continuo, inspiro in arco, espiro arrotondo, comprimo l'ombelico, ok? Senza fretta, dilatando anche il movimento e concentrandoti anche sulla respirazione. Immetto l'aria, fuori aria, ok? 30 secondi ancora, dai. Inspiro, espiro, prendo aria, fuori aria, dai, 15 secondi ancora, dai, 10 secondi ancora, tre, due, uno, stop. Ragazzi, l'ultimo pezzo del riscaldamento e poi cominciamo con il nostro workout di stasera, ok? Allora, l'ultimo minuto, lo scorpion twist da una parte e dall'altra, quindi a me gli occhi, da una parte, dall'altra, ogni volta cambiando. Pronti? Si va, si col capo, vai! Da una parte, scambio l'ordine delle braccia, vado dall'altra. Bene, muovi fluidamente, la massima apertura, braccio ben teso, poi scambio, braccio ben teso, ok? Hai ancora 30 secondi, dai! Dai! Da una parte e dall'altra, fluido e continuo il movimento, ok? Apri bene, senti che via via ogni ripetizione che aggiungi l'apertura è sempre migliore. Dai, ci siamo quasi. Ok? Vai. Gli ultimi due. L'ultimo. Ok. Ottimo. Ragazzi, ci siamo. Cominciamo? Allora. Primo giro del circuito di stasera. Allora, mi farai 4 volte. 30 secondi sit up. Quindi questo. E 30 secondi plank sui gomiti, quindi molto semplice, recupero tra uno e l'altro quasi zero, appena finito il sit up ti giri, plank, ok? 30 uno, 30 l'altro, si riparte poi, tutto per 4 volte, poi avremo il primo EMOM, pronti? 3, 2, 1, via! Se riesci, si capisce in stile crossfit, quindi a farfallina, piedi uniti, se hai difficoltà, gambe separate, ok? L'importante è la postura, il senso di movimento, la forza, senza slanciare, i piedi sono sempre a terra, senza sollevare i piedi, ok? Mi raccomando. 3, 2, 1, stop. Ragazzi, girarsi subito. Plank sui gomiti, 30 secondi, via. Ok. Gomiti sotto le spalle. Addome attivo, tengo i glutei, guardo terra, ok? Guardo terra, non buttare la testa all'indietro. Respira. Tieni le spalle lontane dalle orecchie, equidistanti dalle orecchie, ok? Non curvarti. Tieni le curve della colonna in fisiologia. Neutre. 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok?
Secondo giro, uguale. Pronti? Sit up. 30 secondi, via. Tieni sempre i piedi a terra, ok? Cerca la fluidità, cerca l'armonia del movimento, senza slanciarti troppo, senza sollevare i piedi da terra, mi raccomando, ok? Dai, ci sei quasi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Girarsi subito, plank sui gomiti. 30 secondi, via. Tieni bene, eh? Tieni l'addome, tieni i glutei, gomiti sotto le spalle, lo sguardo a terra, sì, senza buttare la nuca all'indietro, senza chiudersi troppo, senza chiudere troppo le spalle. 10 secondi ancora, respira, tieni. 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, top di gamma. Ragazzi, terzo giro. Uguale, si riparte, pronti sit up, 3, 2, 1, andiamo. Dai. Mi raccomando, coordina bene il movimento con la respirazione, fuori aria, salgo, senza sollevare i piedi da terra, ok? Se hai bisogno di rallentare il movimento, nessun problema, però mantienilo fluido e costante. Piedi a terra, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ragazzi, plank, 3, 2, 1, via, girati. Mi raccomando, stai allineando i gomiti con le spalle, vero? Sì. Stai tenendo lo sguardo a terra, sì. Tieni l'addome, i glutei. Senza incurvare troppo, né in un verso né nell'altro, non buttare la testa all'indietro, respira. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ragazzi, buono. Ultimo giro e poi facciamo il primo Emon. Ultimo giro, sit up e plank. Pronti? 3, 2, 1, si va. Ok, mi raccomando, i piedi a terra, su e giù, evita di slanciarti troppo, se hai bisogno di dilatare il tutto, dilazionare i movimenti, procedi, ne fai meno, magari ne fai meglio, ok? Senza esagerare, ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1, time, ragazzi, plank, l'ultimo, pronti? Via, 30 secondi. Gomiti sotto le spalle, lo sguardo a terra, tengo l'addome, tengo i glutei, senza imbarcarmi, senza inarcare, né verso il basso né tantomeno verso l'alto. Linea neutra della colonna, 15 secondi ancora, dai, respira, dai, gli ultimi 10 secondi, dai. Beh, così la prima parte del workout è fatta. 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, buono. Allora, tutto ok? Bene, allora, ecco cosa facciamo adesso. Facciamo un Emon. Allora, quasi tutti voi conoscono un Emon qui in Evolution. Abbiamo il box di CrossFit e quindi forse chi l'ha già praticato, chi ha già sentito nominare, Emon non è una cosa così ignota. Cosa vuol dire? È un acronimo inglese, vuol dire Every Minute on the Minute. Vuol dire che io ti chiederò di fare alcune cose in un minuto, ok? Quindi un esercizio specifico e tot ripetizioni. Quando le hai fatte ti fermi e recuperi. Allo scadere, ovvero all'inizio del minuto successivo, ricominci, ok? È semplice. Abbiamo 5 minuti di Emon. Abbiamo un esercizio che è un complex che abbiamo visto prima, ma ci mettiamo un push up, ovvero guarda me. Sarà walk out, push up e interno. Questo vale come uno, vale come una ripetizione.
vado giù, push up e torno in piedi. Push up può essere fatto a gambe tese per atleti un po' più avanzati o ginocchi a terra, mai però con i gomiti in alto, i gomiti all'indietro. Abbiamo un range, ovvero il numero di ripetizioni che ti do, o 5 oppure 8. Questo dipende dal tuo grado di allenamento, ok? Se riesci a farne 8, niente male, se no 5, ma puoi farne anche 6 oppure 7. L'importante è che ti fermi e recuperi, perché poi all'inizio del minuto successivo devi ripartire. Piccolo tip, se vedi che ci metti troppo, magari 40 secondi, con la prospettiva di recuperarne solo 20, magari riduci il numero di ripetizioni. Tutto chiaro? Mi farai o 5, o 6, o 7, 8, walkout, push up e ritorno. Quindi minimo 5, massimo 8, scegli te, per 5 volte, quindi per 5 minuti. Ricorda che quando riparte il minuto successivo, riparti anche tu, ok? Le prime le faccio insieme a te. Pronti? 3, 2, 1, via! 1, 2, tieni il tuo conto, Dai, tieni il tuo conto delle ripetizioni, io ti dico quanto tempo passa. Passati 20 secondi. Walk out, push up, con i piedi. 30 secondi. Ok? Sbrigati per finire. Ok? Ragazzi, 40 secondi e poi si ricomincia. Se vedi che magari hai scelto di farne 8 e ci metti troppo tempo, torna indietro, falle meno. Ragazzi, 10 secondi e si riparte, secondo giro. Pronti? 3, 2, 1, via! Walk up, push up. Vai! Prendi il tempo che ti serve. Se devi eseguire push up, ginocchi a terra, fallo. Magari ci metti più tempo e farai meno ripetizioni. Nessun problema. Trascorsi 20 secondi. Dai. Dai, come si va? Trascorsi 30, fra 30 secondi si deve ricominciare. Ok, sbrigati. Come va? Via via capirai dove devi andare a gestire. Ragazzi, 15 secondi e si ricomincia, terzo giro. Ok? Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Dai, usa bene la tecnica, non ti deconcentrare. Se devi ridurre le ripetizioni, riducile, mi raccomando, ok? Non esagerare. Minimo 5, massimo 8. 20 secondi trascorsi. Ok? Dai! 30 secondi trascorsi, sbrigati! Se è finito stai recuperando. Se devi finire, sbrigati! Ok? Il tempo stringe in un EMOM. 20 secondi e si riparte. Per quello che è il quarto giro. Ok? Tutto bene? Ragazzi, 10 secondi. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1, dai! Vai, gestisci le tue ripetizioni, non perdere la concentrazione, non perdere la tecnica, dai, 20 secondi trascorsi, ti ricordo hai un minimo di 5 ripetizioni e un massimo di 8, sono trascorsi 30 secondi, siamo a metà, se stai recuperando recupera bene, se stai ancora lavorando sbrigati. Trascorsi 40 perché tra 20 secondi ricominci.
e fai l'ultimo giro, ok? Quindi eventualmente ci puoi mettere anche di meno. Io al quinto minuto ti fermo. 10 secondi. Pronti? 4, 3, 2, 1, dai! Vai! Minimo 5, massimo 8. Puoi spendertene anche tutte adesso, ok? Perché questo è l'ultimo giro. Intanto sono passati 20 secondi. Vai. Workout, push up, torno in piedi. Ok? 30 secondi. Se già fatto i tuoi 8 ti fermi. Stai recuperando. Se devi ancora finire vai pure. Però ti fermo io, al quinto minuto fermi qualsiasi cosa tu stia facendo. E ci siamo quasi, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, e 3, e 2, e 1, e stop, ok? 5 minuti. Buono, ragazzi, allora, recupero attivo brevissimo, 30 secondi. Schiena a terra, su e giù col bacino come fatto all'inizio, non un minuto, 30 secondi. Pronti? Via! Su e giù col bacino, allarga le braccia. Bene. Allora, su e giù col bacino, il prossimo lavoro è il primo lavoro con la sedia, ok? Sali e scendi col bacino, braccia larghe, braccia rilassate. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok ragazzi, allora, cosa abbiamo adesso? Prossimo blocco di lavoro, 5 serie, 10 ripetizioni, tricep dip. Quindi, ok? Allora, in relazione all'altezza dell'oggetto, può essere una sedia, una panca, uno scalino, ma deve essere stabile, puoi eventualmente valutare se tenere anche le gambe un po' più distese, quindi magari qualcosa del genere, ok? Attenzione a minimizzare l'uso delle spalle, che terrai sempre, sempre equidistante dalle orecchie. Ok? Fletto, stendo le braccia, piego, stendo, una flesso, stensione continua, tricipite. Sono 5 serie da 10 ripetizioni. Il recupero tra una serie e l'altra è molto breve e oscilla tra i 10 e 15 secondi massimo. Messi col capo? Bene, pronti? Ci siamo ragazzi? Prima serie! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Buono! Ragazzi, 10 secondi e si riparte! Seconda serie, sempre 10. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schiena dritta, 8, 9, 10. Buone. Ok? Recupera 10 secondi e mi fai la terza serie. Ci siamo? 3, 2, 1, andiamo, dai! E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7.
e 8 e 2 e 1 recupero. Ok, tutto bene? Due serie ancora, dai, ancora due. Pronti a ripartire? 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1. Un po' più lungo il recupero. Ok? Muovi un po' i polsi, muovi un po' le spalle. Ragazzi, pronti? Da adesso 10 secondi. E l'ultima serie. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via. 10, conta con me, dai. 9, guarda davanti, 8, 7, spingi bene, dai. 6, 5, 4, schiena dritta, dai, e 3, dai, 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 non mollare, e 2, e 1, alla grande, ok, muovi un po' i polsi, muovi un po' le spalle. Allora, consiglio spassionato, rimettiti schiena a terra, allarga le braccia, recupero, questa volta mandando le gambe una parte dall'altra, e poi ti aspetta una parte workout decisamente intensa, più che altro espressa sul volume. E adesso ti spiegherò come. Regalami 30 secondi, ti sdrai a terra, braccia larghe, non troppo all'indietro, un po' più qui. Piedi a terra, gambe piegate, 30 secondi come un pendolo, le gambe sinistra-destra, vai. Lento il movimento, lento, senza andare troppo veloce. Spalle aperte ma braccia non troppo all'indietro. Rilassa le spalle, ok? Rilassa tutta la parte alta, cervicale, le spalle, gli elevatori delle scapole, trapezi, rilassali, ok? Mani dalle gambe da una parte e dall'altra. Due volte ancora. Stop. Ok, guardami bene. Allora, cosa ti chiedo adesso? Te la senti di spendere un tot minuti all'incirca, poco meno di circa 8 minuti spesi bene? Allora, cosa ti chiedo adesso? Ti chiedo una organizzazione ottimale dello spazio che hai in casa, oppure se fosse all'aperto e ne hai messi di più, meglio. Mi devi fare un minuto intero di affondi camminati. Quindi se hai uno spazio molto ridotto, io vado avanti e indietro, quindi qualcosa del genere, ok? Avanti, avanti, quando mi si esaurisce lo spazio mi giro e riprendo, ok? Oppure posso fare il perimetro della stanza, se lo spazio lo permette, sempre camminando in affondo, ok? Quindi ricorda la respirazione, prendo aria e i piedi fuori aria, prendo aria e fuori aria, vado avanti un minuto. Allora, ascolta bene cosa dovrai fare. Un minuto di affondi camminati, un minuto di recupero. Poi, un minuto di affondi camminati, 45 secondi di recupero. Poi, un minuto di affondi camminati, 30 secondi di recupero e l'ultima bombazza finale, un minuto di affondi camminati e stop. Ti piace? Dai, poi domani, se ti va, ti puoi iscrivere e mi dirai come stanno le gambe. Ok? Tutto chiaro? Io direi che possiamo partire, non perdiamo tempo. Bene? Affondi camminati in continuazione per un minuto. Organizza lo spazio. Siamo pronti? 3, 2, 1, vai! Se ho bisogno, ogni volta torno indietro, però cerco di mantenere il flow, il flusso continuo. Un minuto, sempre camminando in affondo, anche se devi
dilatare le incubazioni, nessun problema. L'importante è che tu non ti fermi. Cammina in affondo, prendo aria a fondo, fuori aria in piedi, vado avanti, non mi fermo, continuo, mi concentro, 30 secondi ancora, dai, non ti fermare, non fermarti, avanti a dritto, guarda sempre davanti a te, guarda la meta, dritto la meta, senza fermarsi, rallentare sì, fermarsi mai, ok? 15 secondi ancora, un passo alla volta, piano piano. 10 secondi ancora, affondi i camminati, dai, 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 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera un minuto, ok? Questo è il recupero più lungo, via via i recuperi decrescono di 15 secondi, quindi la seconda volta recupererai 45, la terza volta recupererai solo 30, quindi l'ultimo minuto di affondi sarà bestiale, ok? Bene, allora, magari alcuni di voi potrebbero trovare un minuto forse un po' lungo di recupero, non è così, in questo caso goditelo tutto, ok? Goditelo pieno, perché poi all'ultimo minuto di affondi sentirai che comunque era necessario questo minuto, tra 20 secondi però si riparte, ok? La prossima volta recupererai 45 secondi. Siete pronti? Siamo pronti a ripartire a fondi camminati? 4, 3, 2, 1, vai! Inspiro, espiro. Prendo aria, fuori aria. Cammino, affondo. Se non ho più spazio, torno indietro. Cerco di sfruttare tutto lo spazio che ho disponibile, ok? Anche magari circumnavigando qualcosa, un tavolo, se magari ho tanto spazio intorno, ok? Cammina, non ti fermare, respira bene, prendo l'aria nell'affondo, butto fuori l'aria quando torno su, 30 secondi ancora, dai, dai, dai. Leg workout a bombazza, eh? Hai ancora 20 secondi, ok? Dai, dai, dai. Dritto davanti a te la meta, fermarsi mai, rallentare forse sì, fermarsi mai, 10 secondi, dai, respira bene, continua a camminare in affondo, dai, 4, 3, 2, 1, stop. Ragazzi, il recupero adesso è di 45 secondi, ok? Schiaccio il cinquello. Allora, il tempo passa, fra 30 secondi devi ripartire per un altro minuto, ok? Tutto bene? Domani le gambe si faranno sentire. Parola di Dona, ok? Ragazzi, 15 secondi e si riparte per un altro minuto, un altro viaggio in affondo. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Inspiro, espiro, ok? Se devi cambiare, girarti, benissimo, fai in modo di non fermarti, ok? Di non fermarti, continua. Un minuto intero, dai, che cos'è un minuto? È una briciola, dai, dai, mi raccomando, inspiro, espiro, continuo gli affondi e camminati. Hai ancora 30 secondi, dai, avanti, visualizza il tuo obiettivo, davanti, dai che ci sei, dai che ci sei, dai, non ti fermare, rallenta se bisogno, respira un po' di più, ma non fermarti, ok? 15 secondi ancora, dai, affondo camminato, in avanti, dai, 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 dai ci sei, 4, 3, 2, 1, stop, ragazzi, 30 secondi di recupero adesso. Questa è la fase più difficile, è il set più bestiale. Mi devi fare un altro minuto, alla fine del quale ti fermi e recuperi un pochino, ok? Tra 15 secondi si riparte. Concentrati.
Sei fino a qui e quindi a dritto. Pronti? 4, 3, 2, 1, via, un minuto. L'ultimo minuto, dai, dai. L'ultimo minuto, non mollare, dai, avanti. Piano, piano, ma senza fermarsi, ok? Dai, senza fermarsi. A fondo, se ho poco spazio, vado avanti, mi rigiro e ritorno indietro. Mantengo però il flusso. Mantengo il flusso costante, affondo, inspiro, espiro, dai, 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 30 secondi ancora, dai, inspiro, espiro, dai, 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 non mollare. Se siamo arrivati fino a qui, vuol dire che arriviamo fino in fondo alla grande, ok? Dai, non mollare, 15 secondi ancora, dai, dai che ci sei, dai, respira, resisti. Conta con me, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Tutto bene? Perfetto. Allora, piccola puntualizzazione, probabilmente avrete notato un cerotto che, niente di che. Piccolo infortunio, ma niente di che. Un cerottino, un po' di betadine e a posto, ok? Non è una cosa di look, ma niente di che. Allora, al netto di questo, andiamo adesso sulla prossima parte. Allora, mettiti a terra di nuovo, allarga le braccia, mi riporti di nuovo le gambe sinistra e destra come fatto prima, 30 secondi, poi abbiamo due blocchi successivi, avremo un blocco di ripristino, quindi un blocco di lavoro blando, molto blando, recupero attivo, e poi l'ultimo EMOM che verrà eseguito con la sedia e ti spiegherò come. È un EMOM di addome. Intanto, schiena a terra, braccia larghe, bene, piedi uniti, gambe a terra, ovvero piedi a terra, oscillo, sinistra, destra. Da una parte e dall'altra. Tutto bene? Se ti va di mandare un messaggio domani per farmi sapere come vanno le gambe, ok, sono curioso. Ok, muovi le gambe da una parte e dall'altra, braccia aperte, rilassa le spalle. 3, 2, 1, time. Ok. Allora, ragazzi, recupero attivo. Organizziamolo in questo modo, prendiamo quattro movimenti semplicissimi, ok? Li portiamo avanti per 30 secondi, quindi è un totale di 2 minuti di recupero attivo, dopodiché è monto la sella. Allora, semplicemente, primo da 30 secondi è esattamente ciò che hai fatto all'inizio del workout, ovvero su e giù col bacino, 30 secondi, non un minuto, ok? Pronti? Via! Su e giù col bacino. Su e giù. Salgo. 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 Su e giù col bacino. Spingi bene. Salgo e scendo. Fluido e blando il movimento. Stiamo recuperando attivamente. Metterai tutta l'intensità dopo. Perché hai un altro elemento, il secondo, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto. Ok, adesso ti chiedo 30 secondi, plank sulle mani, ok? Quindi braccia tese, 30 secondi, ci sei? 3, 2, 1, via, adesso. Le mani sono allineate sotto le spalle, lo sguardo a terra. Braccia ben tese, le spalle lontane dalle orecchie, l'addome tenuto, il bacino non è né troppo in basso né troppo in alto. Siamo una bella linea diagonale rispetto a terra, quindi né qui né qui, ok? Allinea bene, tieni, 8 secondi ancora. 5, 4, 3, 2, 1, ok, perfetto. Prossimi 30 secondi, in piedi. Allora, ginocchia piegate, bacino all'indietro, guardo terra, schiena dritta,
apro e chiudo le braccia, connetto una scapola all'altra. 30 secondi, sì, via. Prendo aria, fuori aria, tengo bene l'addome, inspiro, espiro. Prendo aria, fuori aria, dai, per 30 secondi. Lo sguardo a terra, lo sguardo a terra, non buttare la testa all'indietro, lo sguardo a terra. 15 secondi ancora, dai, sguardo a terra, fondamentale, lo sguardo a terra fondamentale. Mento un po' chiuso, fondamentale. 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, bene. Adesso, plank sui gomiti, come fatto nel primo blocco di lavoro di core, plank sui gomiti 30 secondi e poi cominciamo il prossimo lavoro con la sedia. Pronti? Via! Tieni bene l'addome, tieni i glutei, sguardo a terra, respira, tieni, non mollare. Non mollare, ci sei per il prossimo Emon, vero? Sì, che ci sei. Sì, che ci sei. 10 secondi ancora e poi ti fermi. Ok? 5, 4, 3 e 2 e 1 e stop. Bene, ok. Allora, piccola pausa e spiegazione di quello che farai. Bene, allora, secondo Emon del workout di stasera. Allora, il numero di ripetizioni è più elevato e abbiamo un range che sta fra i 12 e i 15, quindi direi minimo 12 ripetizioni, massimo 15, ok? Minimo 12, massimo 15, ovviamente in un minuto, e ricordati, meno ci metti come l'altro, come tutti gli anni, più recuperi, perché allo scadere del minuto e all'attaccare del minuto successivo ricominci. Qual è l'esercizio? Si chiama reverse crunch and leg drop. Guarda me, la sedia deve essere stabile perfettamente. Perché? Guarda, ok? Crunch inverso, riabbasso bacino, abbasso le gambe. Questo vale per uno e poi riparto. Ok? 12 ripetizioni minimo, 15 massimo. Ok? Io ti tengo il tempo e ti ricordo a che punto sei, perché a un certo punto, hurry up, bisogna sbrigarsi. Siamo ragazzi? Vai, schiena a terra, i primi li faccio insieme a te. Ok, pronti? Minimo 12, massimo 15. Pronti? 3, 2, 1, via! Dai, su e giù! 20 secondi trascorsi, dai! Dai! 30 secondi trascorsi! Tra 30 secondi si deve ricominciare! Mi raccomando! Hurry up, sbrigati! Come va? 20 secondi si riparte! Stai recuperando, vero? Ok? Ragazzi! Secondo giro, tra 10 secondi, dai, pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Su e giù, controlla il movimento. 20 secondi trascorsi. Se pensi che magari siano tante ripetizioni, riduci. 15 sono troppe, vai su 12. 30 secondi, ragazzi. Ok? Il tempo passa, stai recuperando? A occhio, fermati. 20 secondi e si deve ripartire. Hurry up, sbrigati. Siamo sul terzo round.
Sono 5 in totale. Ragazzi, 10 secondi e si riparte. Posizione. Pronti? 4, 3, 2, 1, via. Su e giù, dai. Salto e scendo, dai. Su e giù. Su e giù. Secondi trascorsi, dai. Il tempo è fondamentale nell'EMOM. 30 secondi. Fra 30 secondi si riparte. Stai recuperando, vero? Perché tra 20 secondi riparti col quarto giro. Dimmi di sì, recuperi, vero? Certo, certo. Goditi ogni singolo istante, ogni secondo, 10 secondi e si riparte, dai, 4 giro, pronti? 5, 4, 3, 2, 1, vai, su e giù, crunch inverso, abbasso leg drop, vai, su e giù, dai, mi raccomando sicurezza, ok? Salgo e scendo. Controllo bene il movimento, ok? Dai, 20 secondi trascorsi, salgo e scendo, ok? 30 secondi trascorsi, come va? Stai per approcciare l'ultimo giro, ok? Stai recuperando, spero di sì. 40 secondi, ne mancano 20, l'ultimo giro. Io fermerò il cronometro allo scoccare del quinto minuto. Quindi hai tutto il tempo che ti serve per completarli. 10 secondi e si riparte. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via, dai! Ragazzi, 20 secondi trascorsi, dai! Se hai fatto, fermati, ok? Puoi spendere fino alla fine. Io lo scoccare del quinto minuto ti fermo. 20 secondi ancora. Se hai fatto, recupera. Stai andando avanti, puoi ancora andare avanti, nessun problema. 10 secondi e finiamo. Ok? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok? Perfetto. Ottimo lavoro, ragazzi. Benissimo. Allora, brevissimo recupero e poi defaticamento, ok? Allora, schiena a terra di nuovo, ci sei già, allontanati dalla sedia o comunque dall'oggetto che hai usato per fare questo EMOM, braccia larghe, ok? E per l'ultima volta mi mandi le gambe facendole oscillare a sinistra e a destra. 30 secondi, pronti? Via. Blando il movimento, blando. Gli ultimi due. Perfetto, molto bene. Allora, resta a terra. Adesso voglio che tu mi muova la testa da una parte o dall'altra. Allora, nel caso tu, come nel mio caso, avessi una palla come quella, fallo appoggiando la nuca sulla palla, ok? Se non ce l'hai, non importa. Magari fai, pieghi un po' di più una asciugamano, appoggi la nuca e muovi la testa da una parte o dall'altra, ok? In questo modo. Come per dire di no?
come per dire no. Lenti e continui movimenti. Se davvero avessi una palla sfrutta, nel caso ripeto ancora. Uno spessore, una scivolata. Da parte, dall'altra, lentamente. Le mie braccia sono rilassate. Ok. Qualche istante ancora, da una parte, dall'altra. Ok, perfetto. Mi fermo adesso. Bene. Allora, stretch gluteo, quadricipite. Allora, prima resta schiena a terra, metti il tuo tallone destro sulla gamba sinistra, prendi la gamba sinistra e tira verso di te. Ti faccio una richiesta però. Mantieni la zona lombare neutra, quindi senza appiattirla, neutra, nella sua fisiologia naturale. Ok, cambio dall'altra parte. Sempre zona lombare in posizione neutra. Riorientare un po' esterno, ok? Allora questo dipende un po' anche dalla disponibilità che ciascuno di noi ha sia sulle fasce muscolari ma anche a livello articolare. Un ottimo stretch per quadricipite, benché eseguito su una posizione complessa, potrebbe essere questo, dove io mi metto in questa posizione e mi butto un po' all'indietro. Allora, se senti tirare troppo, non scendere troppo. Se hai difficoltà importanti a eseguire proprio questa variante qui, te ne do un'altra completamente diversa. Ti metti a terra su un fianco, prendi la gamba, piedi il tallone vicino al gluteo e spingo il ginocchio all'indietro. Ok? Scegli quale delle due ti è più idonea. Con mia grande invidia ci sono persone che riescono da questa posizione ad andare indietro e quasi toccare testa con la terra. Domani. Qualche istante ancora. 3, 2, 1. Piano piano, soprattutto se sei nella prima variante, ritorna su, cambia adesso, ok? Dall'altra parte. E anche qui vado all'indietro, se riesco a mantenere bene, se sono troppo all'indietro mi aiuto un po', vengo un po' su, magari uso uno spessore dietro, un cuscino, se trovo troppo complessa e stressante questa variante qui, pratica la prima sull'altro lato, ok? E resta lì, respira bene. Cinque, quattro, tre, due, uno, su lentamente, piano piano, ok, bene. Allora, ginocchia a terra ci siamo, piedi uniti dietro, guarda me. Non dentro il braccio, fuori adatto, ben disteso, bello teso. Il mio braccio destro va verso sinistra, la mano destra bella aperta. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, ritorno al centro e cambio dall'altra parte, ok?
5, 4, 3, 2, 1. Ritorno al centro. Ok, ragazzi, abbiamo fatto. Finiamo un attimo sui palloni. Scarica la vostra schiena. Se aveste difficoltà a stare sui palloni senza nessun supporto, un termosifone, qualcosa a cui appendersi, ok? Così almeno i miei palloni scaricano a terra, ok? A volte in caso di scarsa mobilità articolare della caviglia, della tibiotarsica, il tallone ha difficoltà a arrivare a terra, allora mi aiuto, ok? Cerco un compromesso. 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente ritorno in piedi, mani a terra, lascio andare la testa, porto sul bacino, stendo le gambe, srotolo la colonna fino a tornare su, lentamente. Sono in piedi, giro le spalle, ok? Allora, ricorda, siamo in piedi, io vengo un attimo giù. Giro le spalle. Ancora due, inspiro. Ancora uno, inspiro. Bene, tengo le dita, tengo le braccia, sollevo le braccia, inspiro. Abbasso, espiro giù. Ancora due, inspiro. Espiro giù. Un altro, inspiro. Espiro giù. Ragazzi, grazie mille, sempre un piacere allenarsi insieme, ok? Distanti ma uniti. Dobbiamo restare a casa in questo periodo, però ci connettiamo sempre in Service Evolution, schiaccio il cinquello e ci alleniamo. C'è tutto quello che ci serve. Posturale, pilates, circuiti, gag, ogni cosa, ok? Ragazzi, buona serata. Grazie mille, è un piacere, stay fit a bestia, e se vi va, sempre tempo e voglia, domani qui, sempre stesso canale, su Evolution, Pilates alle 11, ok? Grazie, un bacio e nel caso buon weekend.